Bentornati e bentornate qui su Heller Channel. Allora, innanzitutto vi dico che questa carrellata di video di Sanremo non la farò su tutte le canzoni perché uno non ne voglia, due su alcune non saprei proprio cosa dire perché non mi hanno trasmesso chissà che cosa né loro né l'artista, tre perché ci vorrebbe veramente una settimana solo per fare video, per montarli, editarli e pubblicarli. E 4 perché preferirei darvi la mia opinione sincera senza fare per forza il video, giusto per fare il video, ecco. Quindi se ho qualcosa da dire ve lo dico e se non ho niente da dire su un personaggio, nel senso che non lo conosco, non mi ha lasciato granché, non mi ha fatto venire voglia di dire qualcosa su di lui, io il video non ve lo faccio, per cui cioè, vi chiedo veramente scusa in anticipo, però insomma è così. In questo caso, come avete visto ovviamente dal titolo, parliamo di Michele Bravi. Michele Bravi, youtuber, perché youtuber io l'ho conosciuto a Roma a settembre, proprio per un evento di YouTube in cui c'era anche lui. Qualcosina da dire ce l'ho perché effettivamente mi ha molto stupito. Ad ogni modo, se siete curiosi, ovviamente non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Heller Channel. Io vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Ok ragazzi, parliamo di Michele Bravi. Innanzitutto ho aperto una parentesi, insomma, nell'intro di questo video, appunto dicendovi che non vi farò i video di tutte le canzoni che si sono presentate a Sanremo perché veramente, permettetemi, ma o lavoro giorno e notte oppure non ce la faccio proprio. E come vedete ho già il tono di voce che si sta abbassando e insomma ho voluto realizzare tutti questi video proprio per farvi piacere, perché me l'avete chiesto, perché mi avete mandato, oltre ai messaggi pubblici, mi avete mandato anche quelli privati, e quindi ho pensato di dedicare un video ad ogni canzone che mi ha lasciato qualcosa, primo per non farvi un video di un'ora e mezza e secondo per dare ad ogni canzone il suo spazio, nel senso che era giusto dire di ognuna quello che io pensavo. Però ci sono delle canzoni che non mi hanno coinvolto tanto, che non mi hanno lasciato il segno, e quindi è inutile che io ve ne parli, è inutile che io vi dica sì, ok, una bella canzone sanremese, eccetera. Cioè lo farei solo esclusivamente per pubblicare un video in più e farvi cliccare dal titolo, non sono così, non è questo l'intento. Sì, sicuramente sono consapevole del fatto che parlare di Sanremo ti permette di arrivare a più persone, che parlare di una determinata canzone ti permette di arrivare ad alcune persone piuttosto che ad altre. Sono consapevole di tutto questo e mi fa piacere che i miei video possano essere visti da più persone, ma ci mancherebbe. Però non sono fatti per quello, sono fatti proprio per condividere delle opinioni. Per cui veramente mi scuso fin da ora se non realizzerò i video su tutte le canzoni del festival, perché non credo che sia corretto di dire delle cose tanto per, ecco. Apro e chiusa la parentesi e chiudo la parentesi. Parliamo di Michele Bravi perché, allora, Michele Bravi innanzitutto è uno youtuber, per cui mi tocca particolarmente da vicino questa cosa. Come vi ho detto nel video, quello in generale su Sanremo, che vi metto qua nelle schede, nel pallino informazioni trovate le schede quando entro un po' di video, tra cui questo, come vengono scelti per lo più i personaggi che partecipano a Sanremo? Una volta c'erano le case discografiche, si diceva che le case discografiche mettessero una quota per far partecipare il proprio big a Sanremo. Può essere, io non lo so, però può essere di sì. Poi c'è stato quel periodo in cui dovevi essere accompagnato, in cui se volevi partecipare a Sanremo ed eri uno appunto come potevo essere io, eccetera, dovevi farti accompagnare da un big, comunque da un personaggio famoso, e quindi se venivi accompagnato da un personaggio famoso, questo perché? Perché così Sanremo si prendeva tanti personaggi famosi, oltre che le nuove proposte, e li pagavi te, non li pagava Sanremo, quindi anche lì. Insomma, Sanremo si è sempre organizzato per far sì che lo share o l'audience, come si suol dire, rimangano alti,
Perché? Perché in questo modo riescono ad avere tutti quegli sponsor che fanno sì che Sanremo possa essere una trasmissione così tanto ben costruita, così tanto seguita, ricca anche di ospiti internazionali che vanno pagati fior fior di soldini, con presentatori di primo ordine, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, tutte queste considerazioni viste nel dettaglio le trovate in quel video che vi dicevo, andate a cercarlo. Quindi Michele Bravi perché? Io suppongo che al di là delle sue doti canore, che poi possono piacere o meno, al di là della canzone che può piacere o meno, ma sono certa che siano arrivate a Sanremo centinaia di canzoni belle come quella di Michele Bravi, perché ci sono tantissimi autori in Italia, uno più bravo dell'altro, e perché bene o male gli autori sono tutti quelli che si girano, per cui arrivano sempre le canzoni, diciamo così, firmate dalle stesse persone, per cui ne saranno arrivate sicuramente tante altre. Ma Michele Bravi perché? Perché è uno youtuber conosciuto, ha 300.000 iscritti al canale, per cui è un personaggio che porta un pubblico diverso. Quindi se Albano porta il pubblico, insomma, di una certa età legato alla melodia italiana, al canto popolare, al bel canto italiano, se quelli usciti dai talent, come possono essere il Big Boy piuttosto che Elodie, portano tutti i teen che guardano i talent, che seguono i talent, ecco che abbiamo un rappresentante del popolo della rete. Quindi un personaggio che porta a Sanremo tutto quello che è il suo bagaglio di fan, di followers che lo seguono in rete, sui social, su YouTube nella fattispecie, ma anche sugli altri social. E quindi, ragazzi, uno dei motivi che sicuramente ha fatto la differenza nella scelta di un Michele Bravi, secondo me, è stato proprio questo. Arriviamo alla sua performance, a lui come artista, come cantante, come esecutore e come canzone, e ho da dire delle cose. In primis vi dico subito che mi è piaciuto. È giovane, ragazzi, io non sto parlando, cioè non vi sto dicendo che lui è diventato per me come Bon Jovi, cioè mettiamo su due piani diverse le cose. Però se devo guardare la performance che ha fatto lui come cantante, sinceramente posso dire solo cose positive. Non ha una vocalità, l'unico neo è che non ha una vocalità che mi piace, cioè la sua vocalità, proprio la pasta della sua voce, a me non trasmette, forse è ancora un po' acerba, nel senso che comunque si sente che è un ragazzo che è molto giovane. A me piacciono le voci molto più gravi, molto più piene, molto più grosse, la sua invece è una voce molto giovane, molto sottile, molto alta, che sta su quelli che sono i registri alti e non sulle basse, e non incontra il mio gusto, ma è proprio una questione di gusto, perché, ragazzi, ha cantato bene, ma ha cantato veramente bene, e non solo ha cantato bene, ma ha anche cantato una bella canzone, ha proprio cantato una bella canzone. Cioè, a me è piaciuta perché è leggera, ma leggera davvero, e parla invece di qualche cosa che tanti ragazzi della sua età, magari anche più piccoli della sua età, stanno vivendo nella loro vita. Parla di qualche cosa che veramente lo rappresenta, che veramente rappresenta il suo target, la sua categoria, non so come chiamare, però la fascia di pubblico che si interessa a lui. E quindi lui è perfettamente credibile in quella canzone e in quella veste, nonostante si ritrovi con una faccia da ragazzino, perché c'ha proprio una faccia da ragazzino, all'interno di Sanremo, che è un festival all'interno dei big di Sanremo, non delle nuove proposte, ok? Per cui, per come la vedo io, sono cambiate in questi anni tantissime cose, sia nelle dinamiche di questo festival, sia nelle dinamiche della musica e nelle dinamiche della società italiana, e non si può far finta di niente. E meno male che un istituto così conservatore come quello del Festival di Sanremo dia uno spazio anche a questo genere di cambiamenti. Io li sostengo tantissimo, ragazzi, cioè queste cose qui per me sono le cose migliori fatte da Sanremo, ovvero aprirsi a quello che veramente può essere considerato un big, non tanto per l'esperienza, quanto per il fatto che ci sono tantissime persone che si rivedono in lui, e non importa che queste persone abbiano 13 anni o ne abbiano 57,
ma ce ne sono tante. E questo è il fatto. È questo che mi preme di far capire. È questo che io continuo a sostenere nei confronti dei social, e lo sostengo veramente a 360 gradi. Quando faccio qualsiasi tipo di video, quando parlo di presenza, quando parlo di gratitudine, quando parlo di crescita personale, di formazione. E vi dico che la tecnologia è importante perché ha completamente sovvertito tantissime dinamiche e ha permesso a chi veramente lo desidera di attivarsi nella propria vita per perseguire i propri sogni con valore. Questa è la parola chiave, questa è la frase chiave, con valore, seguendo i propri valori, non più schiacciato dai compromessi di una categoria conservatrice che si rifà ancora agli anni 50. Anche nella musica e anche finalmente in un festival come quello di Sanremo, che è un festival conservatore, punto. Boh, mi sono infervorita, ma voi sapete che quando mi infervorisco così è perché veramente a una tematica ci tengo tanto. Bravo Michele Bravi. Vabbè, bravo Michele Bravi, veramente mi complimento tantissimo, e con questa faccia da ragazzino veramente ha fatto proprio una bella figura, seria, professionale, sobria, e che non lo diresti mai di uno youtuber, non lo diresti mai. E invece mi è piaciuto, vi dico proprio la verità. A me, so che con questo video mi pioveranno addosso tantissime critiche, ma se c'è una cosa bella di YouTube è che ognuno può dire la propria opinione in maniera libera e sincera, senza doversi troppo preoccupare del fatto che certe cose possano essere dette in un modo o in un altro. Per cui chi se ne frega del politically correct, chi se ne frega del dire le cose a metà, in questo caso veramente mi espongo, ma perché ci credo davvero e perché secondo me questo caso è proprio, va proprio a palesare una modalità di cambiamento di cui non possiamo più far finta di niente. Boom, la chiudo qua perché sennò vado avanti un'altra mezz'ora. Innanzitutto vi ringrazio di essere stati con me fino alla fine di questo lunghissimo e interminabile video. Mi raccomando, fatemi sapere innanzitutto se siete arrivati fino a qui con un commentino in cui metterete un cuore. E fatemi sapere anche se la canzone, se la pensate come me per quanto riguarda la performance e la canzone di Michele Bravi. Se il video vi è piaciuto vi chiedo un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video dell'Air Channel. Io come al solito vi mando un mega mega bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.